Queste sono le On Cloud Surfer Next, rappresentano una scarpa pensata per il podista amatore alle prime armi, ma in realtà adatta anche per il podista amatore evoluto che cercasse di correre senza la piastra in fibra di carbonio, grazie soprattutto a questo design innovativo alla schiuma Helion. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 265 grammi, drop 6, 37 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, utilizza una struttura barchetta già pensata in altri modelli e soprattutto vi consente di correre davvero velocemente. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute. La cosa che invece avrei cambiato della scarpa stessa, da notare che se andate ai negozi On potreste effettivamente verificare tramite il QR code tutte le caratteristiche della scarpa stessa, come se andate a bere il prosecco potreste effettivamente vedere la stessa cosa. Full disclosure, questa scarpa mi è stata fornita dalla On per effettuare la recensione. Ci ho corso oltre 100 km tra Italia, Francia e Belgio. Nessuno dell'azienda svizzera ha potuto verificare il video prima della pubblicazione e soprattutto non sono stato pagato per effettuare questa recensione. Uno degli aspetti che è migliorato significativamente è la tomaia, che ora in mesh ingegnerizzato però coccolosa, e grazie alla presenza di materiali premium questa scarpa vi permette di correre in maniera piacevole anche a lungo. Soprattutto il vostro piede non suderà più di tanto come invece succedeva con il modello precedente. A livello di numero suggerisco lo stesso numero rispetto a un'altra scarpa On o di un altro marchio. Chiaramente lo spazio nell'avampiede è normale, la scarpa è filante. Come direbbe qualcuno, con un'impostazione tradizionale la scarpa è senza cuciture, non avrete nessun problema. Nella parte esterna la scarpa vi consente di non far slittare il piede a destra e a sinistra, ovviamente rispetto al modello precedente è un po' più stretta. A livello di linguetta e di allacciatura, squadra che vince non cambia. La linguetta è assolutamente molto paffuta, utilizza una struttura a soffietto, mentre i lacci sono di fatto piatti, secondo me migliorati rispetto al modello precedente, ma la cosa che è cambiata e che rende la scarpa assolutamente piacevole da essere allacciata è legata al fatto che questa allacciatura non è più con gli occhielli ma con i nastrini interni, ma soprattutto finalmente si può tirare davvero piacere senza nessun problema, non si slaccerà in nessun modo, e questa cosa comunque offre un'infinità di permutazioni davvero vincenti. A livello di tallone poi la scarpa è davvero molto stabile, non ha un vero divanetto al suo interno come invece c'era nel modello precedente, però la scarpa è avvolgente, stretta al punto tale, e il bloccaggio del piede è perfetto, anche garantito come ho già detto dal fatto che questa linguetta a soffietto oltre all'allacciatura vi consente di stringere la scarpa davvero a piacere. Altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto che la scarpa ha un rocker abbastanza pronunciato, anche se nel modello precedente era molto più a barchetta. Il drop è di 6 mm, cosa che per alcuni potrebbe essere un problema. Sicuramente l'ammortizzazione è davvero molto bilanciata, tenete conto che se appoggiate in maniera importante di tallone non è fondamentale analizzare il drop statico ma quello dinamico, quindi effettivamente cercate di farvi vedere da un esperto di corsa che potrebbe valutare il vostro appoggio. Comunque ad ogni modo secondo me il drop dinamico è superiore, quindi intorno ai 10. Tra l'altro sarebbe frizzante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni, tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Il mio infortunio mi ha permesso di fare più recensioni, spero che non succederà più. A livello di intersuola questa scarpa utilizza quella che si chiama la super schiuma, super foam Helion, che di fatto è davvero molto reattiva, ma la reattività dipende comunque da quello che voi generate in allenamento e correndo. Secondo me l'aspetto differenziante è legato al fatto che la scarpa ha un design davvero pensato per la reattività, molto simile a quella delle Eco V3, anche se la schiuma è leggermente più dura rispetto al modello da gara. Ho amato comunque il fatto che rispetto al modello precedente
la parte del tallone sia più sottile, cosa che consente un contatto al terreno inferiore e quindi una proiezione in avanti più rapida, ma da tenere in considerazione il fatto che potrebbe essere leggermente più instabile, soprattutto se appoggiato il tallone. Uno degli aspetti che ho amato di questa scarpa è che offre un comportamento poliedrico, correndo davvero lentamente avete la sensazione di proiezione in avanti, mentre se correte davvero velocemente questa scarpa, l'ho provata a Chamonix e ho fatto il mio secondo miglior tempo sulla pista correndo in 3:13 a chilometro e avevo utilizzato anche scarpe con la piastra in fibra di carbonio, penso che questa scarpa vi consenta una proiezione significativa e l'appoggio soprattutto di avampiede vi permette di correre davvero velocemente. A livello di design del battistrada sicuramente è migliorato rispetto al modello precedente, la scarpa ha una buona trazione e soprattutto la quantità e la qualità della gomma è migliorata anche rispetto a quelle delle Eco V3, ha dei piccoli tacchettini nella parte anteriore ma anche in quella posteriore. Oltre a una segmentazione orizzontale, questa cosa garantisce una migliore stabilità e dal mio punto di vista questa scarpa ha una migliore trazione rispetto al modello precedente. A livello di design poi ho apprezzato davvero il CloudTec Phase, che vi consente una proiezione in avanti anche se i fori rispetto al modello precedente sono più piccoli. Questa cosa forse offre sicuramente una proiezione migliore in avanti, ma al tempo stesso una sensazione di scarpa leggermente più secca, che però correndo davvero velocemente non vi creerà nessun problema. Se cercate qualcosa di più morbido, suggerirei ovviamente le Cloud Eclipse, che sono le mie scarpe preferite. A livello di distanze la suggerisco fino alla mezza maratona per chi volesse correre davvero velocemente e in effetti a livello di ritmi potrebbe essere utilizzata dai 6 al chilometro fino addirittura ai 3 al chilometro, grazie appunto alla struttura di questa scarpa molto simile a quella da gara. Ovviamente poi dipende dalle vostre sensazioni di appoggio al terreno, se appoggiate di tallone potreste avere una sensazione un po' più morbida, mentre se appoggiate di avampiede questa scarpa vi proietta davvero velocemente. A chi sono adatte? Ovviamente l'azienda svizzera dice che sono pensate per i debuttanti, quelli che iniziano a correre, che non avessero voglia di farlo, però dal mio punto di vista questa scarpa è davvero molto versatile e quindi offre una pletora di ritmi, dal lento alla corsa davvero molto veloce senza necessariamente avere una piastra in fibra di carbonio, quindi la suggerisco per tutti i podisti amatori che volessero provare il marchio On per la prima volta, che pesassero meno di 75 kg e soprattutto che volessero non soltanto correre lentamente ma anche davvero velocemente grazie soprattutto a questo design. Un altro aspetto che ho amato di questa scarpa, che è relativamente flessibile ma non come quella del modello precedente che era davvero flessibilissima, secondo me potreste correre davvero velocemente e in effetti vi consente di proiettarvi in avanti, e la cosa è valutata in maniera positiva per chi cercasse una scarpa che non avesse una piastra in fibra di carbonio, in questo caso non c'è nessuna piastra neanche in nylon, ma al tempo stesso vi consentisse di correre velocemente. Un altro aspetto interessante è legato al fatto che la scarpa utilizza una soletta premium migliorata rispetto al modello precedente. Chiaramente se siete dei podisti con dei problemi di pronazione potreste sostituirla con dei plantari personalizzati. Questa scarpa comunque è neutra stabile e quindi non dovreste avere problemi a meno che la vostra pronazione sia davvero accentuata. Tornando al discorso delle distanze, penso che potrebbe essere utilizzata almeno fino all'ora e mezza di corsa. Ovviamente il neofita non correrà più di un'ora. Chiaramente è una scarpa all around, non la considero davvero una daily trainer, ma invece una scarpa che può essere utilizzata dai 10 ai 15 a correre le ripetute, le tempo run, mentre se invece volete correre più a lungo, penso che con la stessa tipologia di design prenderei le Cloud Eclipse, che hanno una quantità più importante di spazio nell'avampiede ma al tempo stesso anche di CloudTec Phase, probabilmente per qualche euro in più,
suggerirei questa scarpa al neofita rispetto invece a questa, che però invece può essere utilizzata anche per camminare. Ovviamente non sono tutte rose e fiori o rainbow and butterfly, come direbbero i latini. Questa scarpa pensata per il podista alle prime armi, in realtà, secondo me, è più adatta al podista amatore voluto che cercasse di correre ripetute e corse davvero veloci. Correndo lentamente, forse la sensazione è che la scarpa sia leggermente più secca rispetto agli altri modelli in casa On, ma anche di altre aziende. D'altro canto, però, questa è davvero una scarpa molto versatile. In conclusione, questa Cloudsurfer Next potrebbe essere utilizzata dal podista amatore alle prime armi che cercasse di correre comunque velocemente, volesse una sola scarpa perché magari fa solo 50 km a settimana, solo relativamente, e quindi questa potrebbe offrire la possibilità di correre davvero velocemente e a tutti i ritmi. D'altro canto, se cercate qualcosa un po' più polivalente, ovviamente suggerisco le Cloud Eclipse, che forse vi fanno correre magari un po' meno velocemente, ma al tempo stesso l'appoggio è più sul cuscino. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Nei prossimi giorni ulteriori recensioni. Ora, come al solito, vado a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!